Baila. Baila. Sfida tra Nardò e Foggia, due rose completamente diverse, il Foggia costruito per vincerlo il campionato. Tra il Nardò e il fanalino di coda, ma non si direbbe per quello che ha fatto vedere, inclusa la gara di domenica scorsa del suo allenatore. Calcio d'inizio tra Nardò e Foggia, cross, il secondo palo, poi Camarà monta aperto, non ci pensa due volte, allontana nella zona di Stagliano, il cross di Stagliano, poi non trovano più il pallone, arriva comunque una conclusione deviata da Quaro e il Foggia è passato in vantaggio. Le proteste di tutto il Nardò per un fuorigioco evidente. Il secondo palo, poi Camarà monta aperto, non ci pensa, monta aperto, il lancio per Camarà, la palla è buona, lo stop di Petto, entra in area, Camarà si fa ipnotizzare, non è finita, altra conclusione direttamente ribattuta, grandissima occasione per il Nardò, pallone per Calemme che ci prova, viene messo giù. Dopo si accende una rissa con Camarà, Cancelli in avanti, diventa buono per Camarà, Camarà ancora uno contro uno, Camarà questa volta ancora sbaglia Camarà. Via il secondo tempo, si riparte sullo 0-1 tra le polemiche del primo tempo. Il dai e vai con Cancelli, lungo, la posizione è regolare, uno contro uno di Calemme, 1-1. Calemme salta, il cross che parte direttamente, riesce a recuperare, prova ad entrare Calemme, uno contro uno, Calemme circondato, ancora Calemme, ha bisogno di qualcuno, diventa un tiro cross, Spagnolo il cross, la conclusione che arriva a Montagnolo, grandissima parata, il Nardò si salva. Iada resta, entra in area, serve Tortori, Campagna non chiude la partita, sbaglia Campagna, il Nardò ancora qualche speranza, attaccato Montagnolo da dietro, ma arriva il triplice fischio, con anticipo si chiude la partita, alla fine il Foggia fa il colpo, se colpo si può chiamare, queste sono le modalità della vittoria, una partita brutta, abbiamo assistito a una partita davvero l'anticalcio.